La fretta di Trilussa. Se sta a fa sera e un'altra giornata di lavoro se n'è andata, c'ho l'ossa tutte rotte, la capoccia frastornata. Cammino senza prescia, tanto che devo fa. Si torna a casa, me tocca pure sfacchinà. Sul viale del tramonto me fa l'occhietto il sole, e dopo una giornata a dai resti a chi li vuole, l'osservo un bambolato come fosse una visione. Mi fermo lì a guardarlo, ma chi l'avrà inventato? È bello, forte, non l'avevo mai notato. Sempre a combatte, sempre appressa tutti i guai. Splenne, splenne, ma non me lo godo mai. È roba che con quell'aria bonacciona e rassicurante riuscirebbe a far sentire amico ogni viandante. Sta palla arancione m'ha messo pure arsura, ma ahò, non so mica una monaca di clausura. E allora, lo sai che nuova c'è? Io non c'ho più fretta e me butto 30 meandri de una fraschetta. Con le zampe sotto al tavolino e in compagnia di un bel fiasco di vino, me guardo intorno soddisfatto. Finalmente ho smesso di sbrigarmi come un matto. E mentre il cannellino m'arriva al gargarozzo, rido con un amico e ordino un altro litrozzo. La vista mi s'annebbia, ma non la mia coscienza, che si mette a riflettere sull'umana esistenza. A che serve sta sempre a core per tutte le ragioni? Si so quasi sempre rotture dei coglioni.